Oggi qui abbiamo, credo, poco meno di 300 milioni di bottiglie. Andiamo a togliere dalla dispersione nell'ambiente, nei mari, negli oceani, tutta una quantità di rifiuti, nel caso specifico nostro di bottiglie, che altrimenti verrebbero perse come risorsa. È la sostenibilità la nuova sfida della moda e proprio partendo dalla plastica monouso, dai rifiuti recuperati in mare, si possono produrre fibre tessili 100% ecosostenibili. Questa giacca è fatta da 100 bottigliette di plastica e questa maglietta con circa 100 grammi di reti da pesca recuperate sui fondali degli oceani. Per capire come una bottiglietta può trasformarsi in un vestito a impatto ambientale ridotto, siamo andati a Sant'Albano Stura. Qui ogni giorno arrivano 4 milioni di bottiglie di plastica post-consumo che vengono lavate, divise per colore e ridotte in scaglie, la base per fare il filo. Noi abbiamo un processo industriale che evita emissioni in atmosfera che nella produzione da estrazione petrolchimica verrebbero altrimenti generate. Dare una seconda vita alla plastica monouso, un tema su cui la campagna Sky, un mare da salvare, pone l'attenzione da tempo. Ma per vedere come le scaglie vengono trasformate in filo prima e in abiti poi, ci spostiamo a pochi chilometri di distanza, a Saluzzo, dove viene prodotto il New Life, un filo di poliestere riciclato al 100%. Considerando l'utilizzo di una scaglia di plastica piuttosto che un polimero, che è lo standard della materia prima di un filo poliestere, già solo di acqua salviamo più del 90%, mentre da un punto di vista di impatto ambientale CO2 possiamo parlare di oltre il 30-35%. Ecco poi il risultato, abiti ecosostenibili che possono sfilare anche sui red carpet ed è solo uno dei possibili esempi. Dal Mediterraneo recuperiamo le vecchie reti da pesca, le scratoliamo, da queste vengono fatte il filo, che poi dipendentemente dalla collezione decidiamo i colori e creiamo i vari tessuti. E da questi tessuti poi nascono le nostre giacche e creiamo la nostra storia Keep the Oceans Clean. Maria Teresa Squillaci, Sky TG24.